Salve a tutti, Amica Napoli Campania, sono Giovanni Sansone, referente per il territorio Penisola Sorrentina, Montilattari e Castelmare di Stabia. Sono il medico del grado della Medusa del Castelmare, di Castelmare di Stabia. Oggi sono qui per presentare la vera pennata di Agerola con gli agrumi della costiera. Siamo qui con un burro del caseificio di Agerola, arance, nocciola di Gifuni, cioccolata all'80%, per la pennata di Agerola. Andiamo al procedimento. Andiamo nello sciogliere il burro. Andiamo con la spolverina di zucchero. Andiamo con il nostro limone a non far ossidare e caramellare lo zucchero. Andiamo ad aggiungere un po' di succo di limone. Andiamo ad aggiungere succo di arancia aromatizzata alla Garnier. Questo momento andremo ad aggiungere le nostre scorzette di arancia. Andremo naturalmente ad amalgamare finché non diventa una salsetta. Andiamo ad aggiungere la nostra pera. Naturalmente la pera è stata leggermente sbollentata con dello zucchero di canna. Poiché ricordo la pera pennata di Agerola è molto dura nel senso di croccantezza, quindi ha bisogno di una scottatura prima con zucchero di canna. Andremo nella cottura. Diciamo che questo piatto è stato pera e cioccolata da me rivisitato come pera pennata di Agerola, pera Vesuvio, poiché ha una forma tutta di Vesuvio con, e poi vedrete alla fine, la salsa cioccolata fondente che scende come la lava. Ci prepariamo adesso al flambage.
andremo con una scopiatina di zucchero in modo che la pera si caramellizzi con il formaggio. Nello stesso tempo andremo ad aggiungere la nostra cioccolata, come ho già detto prima, è questa fondente, in modo si insaporisce con il nostro, con la nostra salsetta. Ok, adesso andiamo nella nostra preparazione del piatto. Adesso per finire nella nostra salsa di cioccolato andremo ad aggiungere un goccio di rum. Preparare l'ultima parte della nostra salsa di cioccolata, naturalmente addensata. Mi illustro un vino dal gusto molto persistente che avvolge la bocca come un velluto di seta. Peusi è un IGP, è un 100% falanghina, presenta di un colore ambrato con riflessi dorati, il profumo è intenso con sentori di vaniglia e fichi secchi. Fiori odorosi, il suo vitigno è falanghina 100%, un vitigno autoctono. Il colore presenta ambrato con riflessi dorati, il profumo è intenso con sentore di vaniglia. Il vino è persistente e avvolge la bocca come un velluto di seta. La temperatura di servizio ideale è tra gli 8 e i 10 gradi. Il nostro piatto è pronto, lo abbiniamo con Eleusi. Grazie a tutti.